Musicisti di fama internazionale si sono esibiti per la prima volta a Salerno in un concerto organizzato dal pianista Carlos Parreira, fondatore dell'Associazione Salernitana il Mozarteum. Nella sala del Chiostro dei Cappuccini in Piazza San Francesco è andata in scena la grande musica da camera, che ha visto esibirsi in duetto e in trio Yoshio e Miyamoto, primo oboe dell'orchestra Century di Osaka, Kenji Miyamoto, primo fagotto, e il clarinettista salernitano Romualdo Barone, attivo da circa un ventennio in Giappone. Al pianoforte ad accompagnare i tre solisti in trasferta a Salerno il fondatore dell'associazione musicale il Mozarteum di Salerno, il maestro Parreira, promotore della serata di alto profilo culturale che non ha voluto far mancare un tributo alla sua terra d'origine, il Brasile, suonando la danza dell'indiano bianco di Villa-Lobos. La serata in due parti ha visto impegnati i quattro concertisti in un repertorio di pezzi originali, tra cui Corticelli, Mozart, Gogard, Vivaldi e Verdi. Il pubblico in sala si è lasciato trasportare ed emozionare dalle esecuzioni di grande precisione e dall'eleganza delle interpretazioni. I musicisti d'oltreoceano hanno poi voluto salutare il pubblico salernitano con un omaggio alla musica napoletana famosa in tutto il mondo.